amici di 131, ben ritrovati anche quest'oggi in una location non diversa dal solito. Siamo un po' itineranti in quest'ultimo periodo. Assieme a noi c'è Larry Middleton, che buongiorno. È con noi quest'oggi, grazie Larry. E come vedete ringraziamo anche Sportizzare, lo store della Scandone del Pala del Mauro, per averci ospitato. Bellissima location per questa trasmissione di oggi, per parlare ovviamente della Scandone Avellino e di quello che sta accadendo in casa biancoverde con la formazione irpina, che la settimana scorsa è stata eliminata dalla Final Eight con Cremona. C'è poi questa settimana di pausa, i biancoverdi torneranno in campo lunedì per la preparazione e iniziare a mettere nel mirino i prossimi obiettivi, che saranno Cantù e campionato, e la partita poi con lo Smoky Minsk in FIBA Europe Cup, un obiettivo da perseguire per la formazione di coach Stefano Sacripanti. Ne parliamo ovviamente oggi con Larry Middleton. Larry, cominciamo facendo un passo indietro da quanto è accaduto la settimana scorsa a Firenze. È arrivata questa sconfitta contro Cremona, probabilmente inaspettata, ma che ci può stare, perché poi la formazione di coach Mino Sacchetti, lo avevamo detto in presentazione di Final Eight, è una squadra imprevedibile, ci si può aspettare di tutto, poi anche con un discreto talento. Sì, le sue squadre sono sempre imprevedibili, perché sono allenati per essere imprevedibili. È stata molto sfortunata la Scandone a trovare loro proprio nel primo giro, però devo dire, come tutti quanti siamo rimasti un po' così a sorpresa della sconfitta, però hanno fatto un'ottima partita, però alla fine il risultato è quello che conta. Tu cosa ti aspettavi della Scandone? Aspettavi qualcosa in più per come è strutturata la formazione irpina e per magari anche le aspettative che c'erano attorno ad Avellino? Sì, per le aspettative devo dire, devo includere anche me stesso. Io aspettavo che loro almeno al primo giro si superavano, poi perché ho visto la competizione era eliminazione subito, però pensavo che potevamo portare a casa la Coppa. Però dobbiamo fare un ragionamento sano, dicendo che su 3-4 campionati che stiamo partendo adesso, non è tanto facile concentrarci per un campionato singolo, perché loro hanno partito con la Eurolega, dispendiosa come energia, come squadra, come tutto, come ambiente, tutto quanto. Questa non è una scusa, certamente non è una scusa, è un'opinione mia che l'ho visto, ho guardato, ho analizzato, e credo che loro, anche loro, adesso che ricaricano le batterie, credo che avremo uno Scandone diverso, con più, molto più energetico. Sicuramente magari ci può essere anche un po' di rabbia da parte di tutti, dello staff, di giocatori, di tutto l'ambiente, della società, per poter riscattare una sconfitta che è stata mal accettata da tutto l'ambiente. Sì, è stata molto mal accettata perché nessuno si aspettava, perciò io spero che ci sarà una reazione subito, immediata, per ripagare la piazza, la fiducia, quella che è stata data a loro. Io sono sicuro che li faranno. Anche perché poi a Firenze noi c'eravamo il primo giorno, c'era veramente tantissima gente di Avellino, 600 persone più o meno, forse sì, anche qualcosina in più. Probabilmente se la Scandone, anzi sicuramente con la Scandone, se la Scandone avesse proseguito il suo viaggio in Coppa Italia, il sabato ce ne sarebbe stato il doppio. Quindi magari inconsciamente alcuni sono rimasti male anche per questo, perché già avevano programmato tutto. Sì, il weekend era programmato, tutti quanti erano per fare il viaggio, fare il weekend per questo grande evento Scandone. Però purtroppo si è andata così. Però comunque si va avanti, si cerchiamo nei prossimi obiettivi, cerchiamo di centrare questi altri. Senti, parliamo anche un po' da un punto di vista prettamente tecnico di quanto accaduto subito dopo la fine della partita, perché ci sono state le dichiarazioni di coach Sacripanti che hanno fatto un po' discutere. Non so se le hai lette, mi riferisco a
quell'attacco che è stato fatto nei confronti della panchina, ha detto la panchina è stata disastrosa. Tu sei stato giocatore nello starting five, dalla panchina. Probabilmente, se ti fosse accaduto lo stesso, non avresti accettato di buon grado con il sorriso le dichiarazioni del tuo allenatore. No, assolutamente. Vabbè, uno dipende come lo prende. Se lo prende in un modo costruttivo, tipo un stuzzicamento per dare di più, o lo prende una cosa come offeso. E dipende come uno lo prende. Io personalmente, come io sono stato uno competitivo, volevo sempre dare il massimo, volevo la possibilità di dare il massimo. Se me li dai, dopo magari ti posso fare vedere che sono capace di stare. Sue dichiarazioni, non lo so, sono stati momenti in cui era un momento caldo dopo la partita. Io credo che, non lo direi, non posso parlare per lui, però penso che Però cambierà, diciamo, il modo in cui l'ha detto, io penso. sono state un po' di dichiarazioni anomale perché nessuno si aspettava che dopo una partita persa in quel modo, forse anche un po' banalmente, potesse arrivare un'accusa così pesante ai panchinari. Che poi, se andiamo a leggere quelli che sono stati i minutaggi, sono stati tutti bassi. Scrub, che è l'uomo più in forma probabilmente di Era Avellino, ha molto in forma, giocato era molto in forma, sì. appena 12 minuti, è un po' inspiegabile. Sì. Questo che poi ha dato forse fastidio non soltanto ai giocatori. Era il ritmo della gara, lui stava leggendo il ritmo di gara, cercava di inserire i ragazzi dalla panchina in modo meglio che potevo fare. Evidentemente entrando nella partita non aveva data quell'energia in più, quella che cercava, e si doveva togliere, doveva ritornare sempre alla starting five. E questa è l'unico, diciamo, l'unica cosa che potevo vedere che è successo, perché magari lui voleva qualcosa che non aveva preso dalla panchina. Perché però quella è una squadra, secondo me, attrezzata con due quintetti proprio bene, buone, buone. Poi magari se facciamo il paragone anche con la panchina di Cremona, quella di Avellino è senz'altro migliore. Guardando poi anche quello che è stato proprio la Final Eight in generale, è stata una Final Eight particolare perché Milano continua ad essere incomprensibile, magari alterna delle ottime partite in Eurolega, dei grandi tonfi in campionato, la stessa cosa, non riesce ad avere una grande continuità. Poi c'è Venezia. Da Venezia uno si aspettava di più, invece ha perso e ha vinto Torino, Torino che ha cambiato due allenatori nell'ultimo mese, c'è Galbiati che era assistente sia di Ricalcati che prima ancora di Luca Banchi, che ha preso questa squadra con due innesti nuovi, un terzo in una Perpelle che è arrivato da poco e che non ha giocato la Coppa Italia e alla fine si è ritrovato ad alzare il trofeo. E guarda che la società cercano gli obiettivi, quando si vedono che vanno verso a fallire l'obiettivo, si cercano di cambiare in meglio, cercano di stuzzicare l'ambiente in maniera positiva. E questa, diciamo, può essere un bene o un male, però Milano, io credo Milano è una squadra attrezzata per giocare anche nella Eurolega, per fare anche ottimi risultati anche in Eurolega, come amalgama. È un po' così, io non lo Però so. scusa Larry, se a Milano ogni anno la storia si ripete, Sì, loro cioè, i errori sono cambiano. sempre gli stessi, evidentemente non è soltanto l'allenatore il No. problema, né i giocatori, c'è qualcosa, c'è qualcos'altro. Sembrerebbe così, però quelli che vanno in campo sono i giocatori e quelli che mandano in campo sono gli allenatori. La cosa è che si devono trovare un modo di trovare un gruppo, diciamo, che possono convivere insieme, che vogliono arrivare allo stesso obiettivo senza egoismo. Questa è una cosa molto difficile da fare quando ti trovi sempre con 6, 7, 8, anche 9 giocatori nuovi. Da trovare quella sintonia non è tanto facile, se ne vuole a volte mesi per trovarle, poi alla fine trovare una squadra ben assestata. Da questo punto di vista però la Scandone negli ultimi 3 anni ha sempre avuto una grande fortuna, quella di essere un gruppo unito e questo ovviamente è merito anche dell'allenatore, ci Sì, mancherebbe. si mancherebbe, hanno assemblato una squadra ottima, un ambiente veramente unita,
ultimi anni si vede che ogni anno si faceva questa crescita, si cresceva. Questa società ancora è in crescita perché io vedo che Sacripanti sta facendo un ottimo lavoro. È molto, una cosa molto concreta che va valorizzata, va apprezzata. E soprattutto quando si arrivano, diciamo, questi tipi di sconfitte di questi, non possiamo puntare il dito addosso sopra una singola cosa, però dobbiamo valorizzare tutto il suo lavoro fatto in questi anni. Questa scandone, insomma, all'inizio di campionato dove l'avresti messa? Adesso è primo in classifica, assieme appunto a Milano e Venezia, ma tu dove l'avresti messa e dove secondo te può arrivare? Perché magari in questa terza parte del campionato, perché poi adesso ci sono anche le qualificazioni mondiali, quindi il campionato si ferma, ricomincerà tra una decina di giorni, in questa seconda parte, terza parte del campionato, pensi che Avellino possa confermarsi al vertice? Oppure vedi un ritorno di Milano che potrebbe essere più costante e della stessa Venezia? Sì, io lo vada. Io pensavo che Avellino era una delle prime tre squadre quest'anno all'inizio del campionato e si è verificato così. Sono primi. Io penso alla fine, anche all'andata del campionato, tutte le squadre si migliorano perché ormai tutti conoscono tutti, tutti hanno i film e il video da vedere, analizzare tutto quanto. Io spero che tutti, che riusciamo a fare quell'ulteriore salto di qualità, di combattere contro la noia delle banalità del campionato, poi arrivare in fondo pronti alla sfida, perché alla fine i playoff sarebbero un altro campionato in cui va vinta. Che Corso Sacripanti definisce sempre molto equilibrato e rispetto agli anni scorsi verso l'alto. Tu sei d'accordo? Secondo me c'è un livello superiore o c'è sempre quella mediocrità degli ultimi anni? Io credo che io ho visto un miglioramento in certi meccanismi suoi, io l'ho visto, però io lo so, dipende, ogni persona ha il suo modo, ha la sua opinione, modo di vedere. Io l'ho visto i meccanismi suoi, io l'ho osservato molto di vicino. Io lo apprezzo che lui sta mandando avanti la squadra pian piano, perché è riuscito anche coinvolge giocatori che non erano al centro del gioco, che stanno giocando veramente bene, come questo Scrub, Thomas Scrub. Io non pensavo all'inizio che lui poteva dare quello che dava, però abbiamo visto partite prima che lui è stato molto decisivo in determinate partite. In campo fa tutto. Sì, fa tutto, quello è un tutto fare. Tutto fare. Lui è un giocatore, un tipo, un collante che è molto importante per una squadra. Assieme poi a Martin Lunen è Vai, professore, un valore sì, lui è aggiunto. sì, un valore aggiunto, può essere anche messo a riposo un po', perché lui veramente all'andare dalla parte del campionato, lui sta giocando moltissimo. Io credo che io spero che lui può riposare un po' per arrivare più fresco alla fine, per dare il massimo, sì. E per quanto riguarda il campionato in generale, dove di più equilibrato sicuramente, ma di un livello più alto? Sì, un livello più alto, sembrava che le squadre si stanno iniziando tutti quanti ad arrivare alla stessa, essere un po' sugli stessi livelli. Forse perché comunque manca una squadra come qualche anno fa era Siena, che è massima del campionato. Sì, c'era uno superiore all'altro, non so, via del budget, via del roster, però adesso più o meno tutti quanti, le competizioni, sì, qua, sì, più o meno è più uguale. Per quanto riguarda invece la Scandone, i biancoverdi proseguiranno anche la loro avventura europea, come abbiamo detto all'inizio, con la partecipazione alla FIBA Europe Cup, che è la seconda coppa per importanza della FIBA. Avellino affronterà lo Smoky Minsk, però un po' di delusione per come è andata la Champions c'è, perché ci si aspettava di poter passare il turno. Sì, appena delusioni dobbiamo superare subito le delusioni perché non c'è tempo per piangere quello che è successo. Dobbiamo guardare avanti con fiducia, prepararci al meglio e mettere tutte le forze positive verso l'obiettivo.
non c'è nient'altro da considerare. Nicola Alberani ha dichiarato pubblicamente, insomma, che l'obiettivo a questo punto è quello di vincere, di provare a vincere la FIBA Europe Cup. Questo Sì. messaggio che è stato lanciato dal direttore sportivo Avellini, come lo vedi? Come un monito verso la squadra affinché possa rialzarsi o anche in parte un voler mettere pressione? Io non credo che serve una pressione. Io credo che sarebbe un tipo di obiettivo messo di fronte alla squadra, e questo è l'obiettivo, e non so si accetta niente di meno. E ne vedo un po' come si reagiscono i ragazzi. Se mettono in palestra a concentrarsi di più per arrivare a questo obiettivo, e si vedrà subito dalle dirigenze giù. Da sopra si vede chi sta applicandosi per arrivare a questo risultato. La stessa cosa ha detto peraltro Lorenzo D'Ercole, anche lui convinto che la squadra debba fare un ulteriore step per raggiungere questo risultato. E a proposito di Lorenzo D'Ercole, noi andiamo ad ascoltare il servizio che abbiamo preparato e poi ritorniamo qua. La delusione per l'esito negativo della Coppa Italia è ormai smaltita da tempo. La Scandone è pronta a riaccendere i motori. Qualche giocatore, per la verità, è già rientrato in Irpinia ed ha iniziato a riprendere confidenza con gli attrezzi e la sala pesi del Pala del Mauro. Voltare pagina sarà la parola d'ordine nello spogliatoio bianco-verde per una squadra che vuole dimenticare il KO di Firenze e mettere nel mirino i nuovi obiettivi. E noi bisogna assolutamente reagire, perché comunque la stagione è ancora lunga, c'è comunque una FIBA Cup da giocare con onestamente la possibilità di arrivare fino in fondo, un campionato ancora tutto da giocare e quindi è importante reagire nel migliore dei modi. Capendo gli errori e cercare di non commetterli più e trovare tutto ciò che c'è di positivo per finire al meglio la stagione. Dice bene Lorenzo D'Ercole, giocatore per cui c'è grande stima nell'ambiente irpino. L'ex Virtus Roma parla da capitano e mette nel mirino i prossimi obiettivi della formazione avellinese, che Avellino può e deve tentare di raggiungere con il supporto di tutti, perché l'unità è alla base di tutto. Io ho detto reagire tutti quanti insieme, quando dico tutti quanti insieme io dico tutto l'ambiente, non solo noi giocatori, ovviamente tutto lo staff, tutta la società e ovviamente anche i tifosi, perché i tifosi sono parte integrante, no, della squadra, ci hanno aiutato in diverse occasioni e quindi è chiaro che remare tutti dalla stessa parte è fondamentale. Ed eccoci tornati nuovamente in studio dopo aver ascoltato Lorenzo D'Ercole. Lorenzo ha parlato, innanzitutto ha detto la delusione è stata pazzesca quella della Coppa Italia, ci dispiace soprattutto per i tifosi, però non dobbiamo farci abbattere perché sennò così rischiamo di mandare al vento tutto quello di buono che abbiamo costruito nei mesi precedenti. Sì, giusto, giusto, non si deve abbattere, perché guarda, si continua il cambio, non si finisce, non è finito ancora. Possono ancora raggiungere due obiettivi importanti, questo FIBA Cup, poi il campionato. E io, nella mia opinione, il campionato possono vincere, perché loro hanno veramente una squadra veramente che funziona. E poi hanno questa hanno voglia di vincere, questa hanno, ce l'hanno. E Lorenzo D'Ercole è un giocatore ultimamente, diciamo da dopo l'infortunio di Thomas Crabb, è partito sempre in quintetto, ha conquistato minuti. Un giocatore, a parte che dalla grande mentalità, è un leader silenzioso, è un leader perché poi ogni volta che parla non è mai banale, ed Sì. in campo, oltre ad essere mortifero nel tiro da lunga distanza, è anche un buon difensore. Sì, soprattutto si vincono i campionati dalla difesa, non si vincono dall'attacco. Lui sa mettere quel tiro importante e li sente sempre nel momento giusto per farlo. Ha giocato nelle squadre, lui è cresciuto nella squadra, è cresciuto con la Siena, vero?
Allora è cresciuto in un ambiente in cui la pressione era odierna, non era che era una cosa soltanto passeggera. Allora lui sa, o nella sua esperienza, come mettersi in atto quello che ha nel suo passato. Adesso Davidino sta ritagliandosi uno spazio sempre maggiore ogni settimana. E per quanto riguarda il mercato, tocchiamo anche questo argomento, Larry. La Scandone ha deciso di non inserire nessuno, di andare avanti con questo gruppo. Nelle settimane passate si è tanto parlato di Bruno Fittipaldi, si è parlato per la verità anche della posizione di Dez Wells, che dopo un buon inizio di campionato, forse per via anche dell'infortunio di cui parlavamo in precedenza, è un po' calato e non è riuscito a tenere un livello medio alto come forse si aspettava la formazione biancoverde, come si aspettava sempre coach Stefano Sacripanti. È la scelta giusta andare avanti con questo gruppo? Oppure tu avresti migliorato qualcosa, magari lo avresti fatto prima e non adesso che siamo a Sì, marzo praticamente? siamo a marzo, sarebbe molto difficile di inserire un altro, magari rischia pure interrompere gli equilibri, magari c'è questo rischio qua. Però questa squadra qua è costruita molto bene, è benissimo, hanno degli elementi veramente validi per andare avanti, per andare a sfidare chiunque squadra in Europa pure. Devono avere soltanto la fortuna di rimanere in salute, sperare nella salute di tutti. Io spero in L'hanno avuta questo. poca ultimamente. Durante l'anno l'hanno avuta poca perché E sono stati questo tanti infortunati. è il problema. Perché io spero che in questo periodo di pausa Dez Wells sia riuscito a magari recuperare quello che ha perso. Perché guarda, si serve, secondo me, solo una settimana di tempo di riposo assoluto che il corpo recupera e può ripartire di nuovo. Si può ripartire, poi si arriva con l'energia in più, può dare quella piccola in più, quella che mancava. Io spero che questo fai caso a lui. Piace come giocatore. Mi piace perché è esplosivo, uno che gli dà in difesa si dà da fare, non è uno che si tira indietro, non è che li lascia, diciamo, li gioca con la permalosità. Lui gioca, prende la palla o no. Fittipaldi invece ti ha convinto in questo percorso avellinese oppure l'avresti cambiato quando c'era la possibilità di farlo? E questa è una domanda difficile. A me, io non sono un general manager né un coach del genere di fare questa decisione, perché io non lo so, il ruolo è coperta da di Filloi, ci sono, sai, non lo so, perché lui è un leader. E quanti leader ti può avere in una squadra? Non si sa. Però onestamente in questa squadra qua è costruita, ho detto prima. Questa è una squadra costruita con due quintetti, e lui può essere capo di una delle due. Sì. E poi adesso ci sta qualcuno che sta tornando, perché Shane Laval dalla prossima settimana più o meno potrebbe ritornare in gruppo, un inserimento di valore per la formazione irpina perché potrebbe andare a inserire nelle rotazioni dei lunghi e magari far rifiatare le volte anche Kirillo Fesenko che ha Sì, qualche suo problema al ginocchio ce l'ha oppure Amadou Ndiaye, poi questo sarà lo staff tecnico a deciderlo. io penso, come hai detto, questo periodo di riposo spero che hanno sfruttato bene, perché questo recupero di forza anche di Fesenko, è devastante, non c'è niente da fare, non c'è nessuno in campionato che riesce a fermare lui quando lui avrà la palla sotto canestro. E poi questa Lawal esplosivo, loro due, Una coppia ben assortita. sì. Perciò ho detto, io, guarda, quando sono venuto a Palazzetto a vederli per la prima volta mi sono rimasto un po' sorpreso di quanto erano dinamici. Uno era così statico, quell'altro dinamico, cioè era un mischio di cose che è molto difficile marcare questo tipo di squadra, perché devi proprio scegliere come essere battuto, devi scegliere, perché sono cecchini da fuori, c'è un gioco sotto, con un gioco bel fluido. È molto difficile marcare questa squadra quando stanno in giornata. Abbiamo visto 30 punti di scatto, è andata quella. Storia. Hai capito? Quando giocano in quel modo, con una fluidità del genere, io non lo dico imbattibili, però diventano quasi devastanti sono. Però una costante di questa stagione è stata questa. Quando Avellino
è stata costretta a vincere le partite, non ne ha mai vinte. Perché a Nimburg si è andata per la qualificazione e si è persa. Bonn contro una squadra che ormai non aveva da conquistare più nulla, era fuori dalla Champions, fuori dalla qualificazione alla FIBA Europe Cup. Avellino doveva vincere, l'ha Sì. perso. Cremona si è perso. Mi ha messo in una posizione abbastanza, però sai, possiamo dire anche sono circostanze. Possiamo vedere anche da quest'altro lato cosa succedeva, quale problema c'era. Non sappiamo niente dall'esterno, guardando all'interno non lo sappiamo. Possiamo sapere che la squadra magari è arrivata a un momento, diciamo, di calo fisico o anche calo mentale, chissà. Però, come dici tu, quei momenti là sono da tirare fuori tutto, da mettere su e ti dobbiamo giocare sopra ogni problema per arrivare al risultato. In quelle partite là vanno vinte e non si devono essere scuse, no. Quindi questa è la tua opinione per quanto Sì, riguarda è mia opinione, personale. la tua personale opinione. Tornando un attimo su quella che invece sarà la FIBA Eurocup, diamo questa informazione ai tifosi della Scandone, si giocherà in casa. Il 7 marzo l'andata contro lo Zmokhi Minsk, la gara potrà essere vista ovviamente al Palà del Mauro oppure su YouTube in formato gratuito per tutti gli appassionati. Da Avellino ci saranno dei prezzi molto popolari per favorire la presenza del pubblico al palazzetto. Adesso il pubblico in questo momento dovrà aiutare la squadra Sì, Larry sì. per No, dargli nuovamente entusiasmo. questo è un pubblico fantastico, questo è Avellino. Non credo. Va bene, l'illusione è stata tanta, va bene, andiamo avanti, però quando il pubblico sta dietro la squadra si sente quella spinta talmente forte, è come avere un'altra persona in campo. 6 contro 5. Guarda che è allucinante quando stai in mezzo al campo con il pubblico di Avellino che ti dà quella forza. Guarda che è una cosa molto importante. Io spero che possiamo smaltire questa disillusione e ritorniamoci a mettersi dietro la squadra per dare quella spinta necessaria che gli serve in questa ultima parte del campionato, che possiamo arrivare ai risultati veramente. Senti, tu prima parlando hai detto secondo me la Scandone è da scudetto. Sì. È questo l'obiettivo, diciamo, che è raggiungere la finale. Sì. Quest'anno è raggiungibile. Io credo fermamente in questa cosa. Perfetto. Larry, siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento. Ovviamente ti chiedo anche della tua scuola di basket, come sta andando e quali sono i risultati che quest'anno state conquistando. Noi stiamo andando abbastanza bene, diciamo, noi stiamo crescendo piano piano, ci abbiamo ragazzi tanto volenterosi che vengono in palestra a allenarci bene, però i risultati onestamente stanno arrivando a contagoccio, sono molto, molto magre, però io soltanto vedo nella crescita dei ragazzi, devono imparare prima a stare in campo, di apprezzare, amare il basket. Per migliorarci, questa è la cosa importante, che vengono là con entusiasmo, con energia necessaria per migliorare e poi i risultati arrivano. Quando crescono, magari capiscono quella qualcosa in più devono dare per vincere le partite, perché anche noi in questo, nella mia under 14 maggiormente è questa cosa. Arriviamo, giochiamo bene, però quando arriviamo alla fine della gara non diamo quella cosina in più per arrivare al risultato. Magari è una questione di maturità ancora, però devo riuscire a farle arrivare lì. L'unico modo è mettersi in campo, a lavorare, a giocare sempre. Quanti tesserati c'hai, Larry? Noi ci abbiamo under 15, under 14, under 13, poi ci abbiamo il settore mini basket, che sono altre tre, sono sei squadre, più ci abbiamo la prima divisione. Più o meno siamo una centinaia di ragazzi. Un buon numero. Sì. Un buon numero questo per la scuola basket di Larry Middleton, che è stato con noi stasera e che ringraziamo per Prego, è essere stato con noi. stato un. Grazie, è stato di compagnia. Grazie, Larry. Prego, guarda, è stato un piacere di stare qua. Poi voglio dare un grosso bocca al lupo alla squadra e poi un grosso bocca al lupo ai tifosi avellinesi che mi raccomando che dobbiamo stare dietro, ragazzi, dietro la squadra, supportarli sempre perché loro lavorano molto duramente in palestra per portare a casa obiettivi. Qualche volta va bene, qualche volta va male, però
però dobbiamo dare sempre quella spinta in più. Orgoglioso. È questo è il consiglio di Larry Middleton. Con queste parole noi chiudiamo la trasmissione di oggi. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento come sempre alle 21:40 su Sport Channel 214. Ogni venerdì, e se ci avete perso in TV, c'è sempre YouTube.